Un vertice importante in un momento in cui i numeri degli sbarchi delle ultime settimane riportano la questione migranti in cima alla lista delle emergenze. A Venezia oggi e domani i ministri degli interni dei paesi rivieraschi cercano una linea comune in vista del confronto con gli altri paesi dell'Unione Europea su un nuovo patto migratorio. Nel tardo pomeriggio Luciana Lamorgese e i colleghi di Spagna, Grecia, Malta e Cipro avranno un primo incontro informale. Domani in mattinata due sessioni di lavoro, alla seconda parteciperanno anche i ministri dell'interno di Francia, presidente di turno, e Repubblica Ceca, che dal 1 luglio assumerà la presidenza dell'Unione. Sul tavolo c'è l'idea di trasferire sui migranti sbarcati dal Mediterraneo il meccanismo di solidarietà messo in atto per i profughi in fuga dalla guerra ucraina, dove era prevista anche la possibilità per questi ultimi di muoversi liberamente, seppur per un periodo di tempo limitato, all'interno dei paesi dell'Unione. L'obiettivo per la ministra Lamorgese è quello di raggiungere un compromesso tra misure di solidarietà e norme di responsabilità. Il patto di Malta può costituire una ottima base di partenza, ma il meccanismo di redistribuzione dei migranti non potrà rimanere su base volontaria, come stabiliva l'accordo siglato alla Valletta a fine estate del 2019. Una conferenza stampa congiunta dei cinque ministri alle 13 di domani chiarirà se il vertice in laguna ha prodotto una strategia unitaria. Sempre più necessaria, considerato che il numero degli sbarchi ha subito una brusca impennata nelle ultime settimane. Solo a maggio in Italia sono sbarcate 8.600 persone, dall'inizio dell'anno è stata raggiunta la quota di 20.000 migranti, numeri ben più elevati dei due anni precedenti, quando però la pandemia aveva rallentato i flussi e il business dei trafficanti di uomini. Il rischio è sempre quello di dover registrare nuove tragedie e nuove vittime. Nelle ultime ore l'imbarcazione ONG Sea-Watch 3 ha messo in salvo 75 persone al largo delle coste libiche in due diversi interventi di soccorso. La missione di pattugliamento dei volontari tedeschi è appena cominciata ed è molto probabile che già nei prossimi giorni sarà necessario un porto sicuro di approdo. La speranza è che su questo punto, dall'incontro di Venezia, l'Italia ottenga anche una maggiore collaborazione da paesi come Malta, che spesso si sono invece limitati a respingere le navi ONG cariche di migranti.